Ciao amici del MyLab, anche in questo video voglio spronarvi ed esortarvi a fare il test Yango Nutrition Test. L'obiettivo è stimare se il tuo organismo a livello cellulare è più portato per proteine e grassi oppure per i carboidrati buoni. Questo ti farà capire anche quali sono i cibi ottimali per te e i cibi meno buoni per te. E ovviamente ci saranno sempre dei cibi sconsigliati a chiunque, tipo l'eccesso di zucchero. Non è che occorra che te lo dica io o l'OMS. L'OMS continua a dire che più di 30 grammi al giorno fanno male, malissimo, super male. Quindi non è che è una novità. Quindi non è che ti sto dicendo vediamo se ti va bene mangiare un chilo di zucchero al giorno. Questa è la risposta, è sicuramente no. Ma anche lì ci sono sfumature di grigio. Ti racconto un piccolo aneddoto. A casa mia, per esempio, io sono più tendente alle proteine e ai grassi, quindi mi trovo bene a mangiare anche robe pesanti. Se io prendo il bollito, questo mi dà energia e sto bene per 4-5 ore. Mia moglie invece tende più ad avere un metabolismo dall'altra parte, cioè portata per i carboidrati buoni. E lei invece, se si mangia il bollito per 4 ore, ha una specie di abbiocco perché è lento a digerirsi di sua natura il bollito. Ti ho fatto un esempio del bollito perché contiene molte proteine e molti grassi. Ma lei a livello cellulare ha una capacità di ossidare l'energia in maniera lenta. Quindi è una sua caratteristica, non è né positivo né negativo essere di un tipo o dell'altro. Ognuno è fatto come deve essere fatto. Quindi lei ha un'abitudine diversa dalla mia e quindi abbiamo dovuto adeguarci, perché qualche volta lei mi fa dei bellissimi, buonissimi manicaretti e io me li mangio di gusto perché è brava a cucinare, ma un'ora dopo ho ancora fame, accidenti a me. E allora lei quasi quasi si offende: cosa ho sbagliato? Dimmi, cos'è che... Io con una coscia di pollo in bocca gli dico: niente amore, non hai sbagliato niente, ho mangiato benissimo, ma adesso ho ancora fame. Sono piccole cose che capisci col tempo e aiutano anche, perché no, a salvare il menage familiare, come nel caso mio e di mia moglie. A parte questo aneddoto scherzoso, ti esorto a fare il test perché poi ti diamo anche dei consigli di qual è il tipo di cibo adatto a ciascuna delle categorie. Alla fine le categorie le abbiamo divise sommariamente in tre: portato per proteine e grassi, portato per carboidrati di tipo buono e una via di mezzo che è il tipo misto. Tu rispondi alle domande e vedrai che sono domande anche molto interessanti. Ci sono altri video che spiegano perché questo test è congegnato in questa maniera. Ho intervistato anche delle biologhe che fanno parte del comitato scientifico dell'Istituto Europeo che ha creato questo test. Quindi non c'è niente di misterioso, ma vedrai che è molto interessante. E poi ti racconterò com'è avvenuta l'avventura per cui io e i miei soci abbiamo anche creato del cibo, o meglio, selezionato del cibo apposta per le tre categorie che saltano fuori da questi test. È molto interessante. Intanto fai il test e poi condividi i risultati nella chat, d'accordo? Ciao e al prossimo video!